Ciao a tutti, scusate se questo tutorial si sentirà male, ma il programma con il quale appunto faccio i tutorial non mi riconosce più il microfono con il quale incido, perciò devo usare il microfono del PC e sono un po' una ciofeca, sentirete un fruscio di sottofondo, ma spero che comunque sia abbastanza chiaro ciò che dirò. Dunque, faccio questo tutorial soprattutto per Titan Spire, penso che si pronunci così. Ciao Titan, perché? Dunque, io proprio su questa foto qua di Uma Thurman ho già fatto un tutorial chiamato Tutorial Fotoritocco, dove spiego come togliere borse, occhi, rughe, come rendere la pelle liscia, come rendere gli occhi un po' più vivaci, come truccarli, i denti un po' più bianchi, insomma, un po' in generale come rendere il viso assolutamente senza difetti. C'è un passaggio però in quel tutorial dove io clono l'occhio destro, cioè l'occhio alla nostra destra, quindi in realtà il suo occhio sinistro, comunque l'occhio destro, portandolo nell'occhio sinistro, perché come vedete l'occhio sinistro è un po' più chiuso rispetto al destro. Non volendo questo, io ho clonato l'occhio aperto così che tutti e due gli occhi fossero della stessa dimensione. Il problema è che quel passaggio lì io non lo spiego in quel tutorial del fotoritocco, perché l'ho mandato velocizzato e giustamente Titan mi ha detto: ma quali sono i passaggi per quel tipo di tocco lì? Ho pensato di fare un tutorial spiegandovi come fare, perché in realtà è molto molto semplice. Allora, dunque mi seleziono questo strumento qui, che è lo strumento selezione ellittica. Se voi non trovate il cerchio ma trovate il quadratino, basta semplicemente che col tasto destro clicchiate e vi selezionate il cerchio. A questo punto vado a selezionarmi l'occhio, in questo modo, quindi poi centrandomelo, così, e cliccando col tasto destro vado a dare un minimo di sfumatura, così che i bordi non siano totalmente netti, ma siano un po' più sfumati, quindi che si possano amalgamare di più rispetto al punto in cui andremo poi ad applicare quest'occhio. Quindi un raggio di sfumatura 3 a me va benissimo, poi anche qui dipende dalla risoluzione della foto che avete. Ora, questa foto qui io l'ho presa dal web, quindi è una risoluzione piuttosto bassa, perciò un 3 come raggio di sfumatura mi può andare benissimo. Più la risoluzione è alta, più il numero di questo raggio di sfumatura dovrebbe essere alto. Comunque poi voi fate delle prove, almeno vi sapete anche regolare poi in futuro. Dunque, fatto questo, premo nella tastiera Ctrl-C, Ctrl-V e mi si crea un livello solo dell'occhio che io ho selezionato. Ora vado su Modifica, Trasforma, Rifletti orizzontale e voilà, me lo ruota praticamente orizzontalmente. Ora lo porto dall'altra parte e mi diminuisco l'opacità così che mi si possa vedere l'occhio sottostante. Perché? Perché a questo punto io me lo vado ad allineare perfettamente con l'altro, quindi così, riporto l'opacità al 100% e voilà, finito. Praticamente il tutorial è finito. Ora, come voi vedete, la parte di sinistra è un po' più in ombra rispetto alla parte di destra. Infatti, scusate, Mr. Lovac, infatti si vede il cerchio che io sono andato a... insomma, la selezione che io ho fatto prima. Perciò mi prendo la gomma con l'opacità al 100%, ma con un pennello che non sia netto come può essere questo, ma un po' più sfumato, per lo stesso identico discorso che vi ho fatto prima, e mi vado a, ecco, così. Poi mi posso anche togliere questo lato, questa parte qua, tanto a me serve solo l'occhio. Quello che a noi interessa è proprio l'occhio. A posto, finito, il tutorial è finito. Poi chiaramente se vorrete rendere la pelle, come vi ho detto prima, liscia, uniforme, quindi togliere borse, occhiaie, rughe e tutto quanto, andate a guardare il tutorial fotoritocco. Basta, il tutorial è finito, ciao a tutti e ciao Titan.